nel mare immenso di galassie e di stelle. Siamo un infinitesimo angolo sperduto. Fra gli arabeschi infiniti di forme che compongono il reale, noi non siamo che un ghirigoro fra tanti. Da Carlo Rovelli. Problema tecnico, ma abbiamo pensato di fare un'inversione dei relatori, per cui procediamo con il relatore successivo e poi riprenderemo con lo Sanga. Allora, intanto do il benvenuto a Marco Moretto, che è un medico fisioterapista, personal e postural training, consulente olistico e dependente. Dagli studi di Nikola Tesla ha iniziato ad applicare e usare le informazioni del campo quantico per aiutare le persone ad affrontare al meglio i loro problemi terapeutici. Il suo intervento per conoscere come utilizzare le informazioni energetiche per migliorare il benessere fisico e mentale. Allora, apparentemente io non c'entro niente con la fisica quantistica, essendo un masso fisioterapista, però vi voglio raccontare una storia, quindi voglio fare una relazione un pochino diversa. Come è nato il mio interesse alla fisica quantistica e perché possiamo parlare di informazioni energetiche per un beneficio a quello che è il nostro benessere mentale e fisico. Io nasco come fisioterapista 30 anni fa, masso fisioterapista, e ho iniziato subito a fare dei trattamenti classici, massaggi, problema cervicale, lavoriamo a livello fisico, benissimo. Vedevo che poi queste persone che trattavo, questi clienti che trattavo, magari dopo qualche giorno si manifestava il problema. Quindi solo la parte fisica non era sufficiente, mi sono chiesto. Ho iniziato ad ampliare quelle che erano le conoscenze e ho capito che le emozioni avevano un grande ruolo nel nostro corpo e queste emozioni venivano, quando sono trattenute, rimangono bloccate nei muscoli. Anche io ho iniziato a studiare e cercare di capire il linguaggio del corpo attraverso le emozioni, quindi la nostra postura, perché abbiamo un certo tipo di atteggiamento oppure un altro, sia da seduti che in movimento. Ma anche questo, visto che non era sufficiente nell'arco degli anni. Perché? Perché c'era una parte energetica, ma la parte energetica la vedevo soprattutto dall'ambiente esterno. Quale? Nodi Hartmann, non so se li conoscete, quindi l'energia che arriva dalla Terra, l'energia negativa delle persone, ok? Quindi frequenze poco positive e così via. Ma sono andato ancora avanti, non era sufficiente. Aspetta, abbiamo lavorato sulla parte fisica, sulla parte mentale legata alle emozioni e poi anche sulla parte energetica, non è ancora sufficiente? No, perché noi dobbiamo lavorare su noi stessi. Perché noi dobbiamo lavorare su noi stessi, dopo arriva tutto il resto. E da qui ho iniziato un mio percorso molto importante per cercare di comprendere come funziona il nostro corpo, come funzionano le nostre i nostri pensieri, le nostre parole e di come noi ci poniamo verso il mondo esterno. E tutto è iniziato qual è il pulsante? Ok, tutto è iniziato tanti anni fa con una lettura di Nikola Tesla, dove dice: se vuoi scoprire i segreti dell'universo, pensa in termini di energia, frequenza e vibrazione. Il fatto che già al tempo Nikola Tesla, alla fine dell'Ottocento, era comunque un genio incompreso, veniva definito, ma la sua idea di energia e di campo
elettromagnetico, in realtà era orientata proprio al fatto che voleva parlare di particelle e onde elettromagnetiche in un vuoto quantico. Che cosa significa il vuoto quantico? L'abbiamo visto prima. È un'energia composta di... cioè noi sappiamo che la nostra energia è composta di atomi. Tutto è energia. Noi siamo fatti di energia, la parte materia è energia. Ed è fatto di atomi. Gli atomi, il 99% di un atomo è composto dal vuoto. Quindi questo ci fa pensare che la materia di per sé è una piccolissima parte. E in questo vuoto che cos'è? Il vuoto è energia, è informazione più precisamente, informazione composta da particelle e onde. E qui arriviamo alla teoria quantica dei campi. Dico, io non sono fisico e esprimo quello che ho potuto imparare con parole semplici, quindi mi scuso se c'è qualche esperto che sicuramente vedrà, non dico qualche imperfezione, ma sicuramente un qualcosa che può comunque magari con un confronto approfondirmi molto volentieri. L'universo è una rete, è un tessuto dove l'energia è tutta interconnessa e questa energia è composta di informazioni appunto fatte di onde e particelle. In questo spazio, cioè in questo tessuto non esiste né lo spazio né il tempo, quindi tutto è nell'immediato e l'informazione, abbiamo scritto, l'informazione non viaggia, è. E questo ha un significato molto importante dal mio punto di vista, perché vuol dire che intorno a noi abbiamo tutto a nostra disposizione. Qualsiasi tipo di informazione di cui abbiamo bisogno è già intorno a noi. Noi ci dobbiamo solo connettere a questa. Poi vediamo come. Ogni cosa presente nell'universo ha un proprio campo energetico. Noi, in primis, abbiamo il nostro campo energetico, questo tavolo ha un suo campo energetico, gli animali hanno un loro campo energetico. Il campo energetico umano, si è visto, varia da persona a persona in base alla propria forza energetica, alla propria carica energetica che viene spinta poi anche a livello emozionale. E grazie a questi campi energetici noi siamo tutti interconnessi. Che cosa significa? Che all'interno del campo energetico, fondamentalmente, noi abbiamo impregnate tutte le informazioni e tutto il sapere che abbiamo avuto negli anni attraverso le nostre esperienze, attraverso i nostri pensieri, attraverso tutto ciò che ci forma in questo momento. E quando abbiamo quando avviene uno scambio nei campi elettromagnetici, ad esempio noi oggi, che siamo tutti vicini, stiamo condividendo un interesse comune, in questo caso per la fisica quantistica, e lo stiamo condividendo tra tutti, e questo mi sembra una cosa molto bella. Tra di voi ci sarà qualcuno che giocherà a tennis e troverà e condividerà questa azione e quindi il suo campo energetico con qualche altra persona che gioca a tennis. Può sembrare una banalità, ma è questo uno scambio energetico. Io penso, mi piace coltivare fiori, benissimo, troverò persone intorno a me che condivideranno l'amore per i fiori. E questo diventa un interscambio ogni volta che incontriamo qualcuno e lo avvertiamo nel nostro campo energetico. Ah, caspita, lo sai che mi piace fare i mazzi di fiori? Veramente, io stavo cercando proprio una fiorista in questo momento perché devo fare una festa. Quante volte è successo nell'arco della vita? Siamo la mano? Quante volte? E quindi all'interno appunto dei nostri campi energetici ci sono tutte queste informazioni. Ora, io sono molto emozionato e questa emozione la sto condividendo con voi perché sto parlando di un argomento che a me piace tantissimo e mi piace poterlo divulgare con parole, spero, abbastanza semplici. E questo amore che io sto provando nel parlare di questo argomento
che cosa sta succedendo? Sta arrivando nel mio cuore? Il mio cuore in questo momento sta emettendo delle onde elettromagnetiche che si stanno propagando nello spazio, ma non si fermano solo attraverso voi, vanno oltre. Queste onde continueranno ad andare avanti e che cosa succederà? Che incontreranno delle onde che possono essere atomiche o subatomiche che entreranno in risonanza con questo mio sentire. E tra qualche giorno, qualche mese, ritorneranno indietro, ritornano queste onde che io ho inviato, ritornano alla fonte. Attraverso che cosa? Materializzandosi attraverso un evento, attraverso una persona, attraverso un oggetto. Ecco come noi riusciamo a manifestare quello che noi sentiamo attraverso i sentimenti e quindi il nostro cuore, a propagarlo in tutto l'universo. E quello che noi sentiamo veramente ritornerà sempre indietro. Quindi dobbiamo stare molto attenti a quello che pensiamo, a quello che sentiamo, perché ciò che inviamo, ciò che trasmettiamo, riceviamo. Il nostro cervello ha una funzione molto importante, ma il nostro cuore è potentissimo ed è quello che riesce a emettere queste informazioni che vanno nel vuoto quantico che abbiamo parlato prima. Ecco che iniziano poi ognuno con il proprio campo energetico a comunicare gli uni con gli altri. Ma che cosa succede? Una cosa meravigliosa, che noi siamo unici. Perché siamo unici? Perché già c'è stato dato un nome e un cognome. Le parole del nome e del cognome hanno un'energia molto importante. Questa energia già ci sta identificando da un punto di vista energetico e ognuno di noi ha una propria impronta digitale nell'universo. Sappiamo che le nostre impronte digitali sono uniche, ok? Nessuno ce l'ha uguale all'altra, ma anche le energie sono uniche che ci contraddistinguono. Ci contraddistinguono per quello che noi abbiamo fatto, per quello che sono le nostre esperienze, per quello che è il nostro nome, cognome, data di nascita. C'è un imprinting, c'è anche un'energia di forma, viene chiamata, quindi la nostra forma ha una propria energia. E questo nel campo quantistico, nel campo nella teoria del campo quantico, che cosa succede? Succede che siamo tutti identificabili. Ovunque. Abbiamo detto che non c'è spazio e non c'è tempo. Quindi noi possiamo identificare una persona a livello energetico anche se dall'altra parte del mondo. Ma come possiamo identificarla? Semplicemente se la conosciamo, la identifichiamo con la sua immagine, con la sua fotografia. Noi già stiamo creando una connessione con questa persona. Non esiste né spazio né tempo. Quindi possiamo interagire direttamente con questa persona. Ma adesso andiamo a comprendere come funziona il meccanismo quantistico in relazione a quelli che sono le informazioni che noi possiamo ricevere dall'esterno. Allora, le informazioni e le percezioni le possiamo ottenere attraverso i nostri cinque sensi. E ogni senso riesce a percepire quelle che possono essere le particelle, quindi la materia, piuttosto che le onde. Come vedete qua nella slide, tatto, fatto e gusto servono per percepire le particelle, quindi le parti materiali. Okay? E l'udito, le onde sonore, mentre la vista, le onde elettromagnetiche, che se andiamo a definire tutto, sono dei quanti di luce. Tutto questo entra in connessione con il nostro cervello, cioè il nostro cervello che cosa fa? Prende tutte queste informazioni dei cinque sensi e inizia ad elaborarle, trasforma questo in immagine, perché il cervello, o per meglio dire il cervello limbico, riesce a trasformare, ad elaborare tutto questo in immagini. Ecco che qui si manifesta la seconda fase del meccanismo quantistico. Vengono elaborati tutti gli stimoli che arrivano dai nostri cinque sensi. E che cosa succede? Che arriva l'informazione, i nostri emisferi iniziano a parlare l'uno con l'altro, quindi il nostro emisfero destro e quello intuitivo con quello razionale alla nostra sinistra, iniziano a comunicare tra di loro.
e dicono: ma tu conosci questo effetto? O tu conosci questa situazione che si è venuta a creare? E loro, attraverso la memoria, attraverso quello che è stato un ricordo, elaborano questa informazione e dicono: sì, noi la conosciamo, e stimolano, in base a quello che hanno conosciuto, un impulso elettrico. Questo impulso elettrico arriva alla pineale, che è la nostra ghiandola per eccellenza, che mette in contatto al nostro tronco encefalico tutto ciò che viene tramutato in immagine. La ghiandola pineale viene chiamata anche il nostro terzo occhio. Quindi passiamo a una cosa molto importante, che il nostro cervello limbico è il nostro inconscio. La parte consapevole ha una conoscenza dei campi energetici circostanti solo del 5%, il 95% fa parte dell'inconscio. Quindi vuol dire che la nostra consapevolezza non può competere con l'inconscio. Quello che succede tante volte non lo possiamo spiegare consapevolmente, è il 95% contro il 5%. Quindi non possiamo oggi dire di conoscere tutto, impossibile. Impossibile riuscire a conoscere quello o spiegare, come abbiamo visto anche stamattina, quelli che sono i fenomeni della fisica quantistica o dell'entanglement, perché non c'è dato ancora modo di saperlo o di essere totalmente consapevoli. Ma sappiamo anche che il nostro conscio riesce a lavorare 2000 informazioni al secondo, l'inconscio 400 milioni al secondo, perché l'inconscio è quello che ci permette di respirare inconsapevolmente, di camminare, di guidare la macchina, quando magari stiamo già parlando al telefono oppure stiamo pensando ad altre cose. Okay? Tutte quelle azioni che noi facciamo inconsapevolmente sono tutte registrazioni che abbiamo fatto e abbiamo registrato nel nostro inconscio, quindi nella nostra memoria. Andiamo a vedere la terza fase. La terza fase è quella, alla fine, di informazione all'interno del corpo che si può tramutare da un punto di vista visibile. Che cosa succede? Arrivata alla pineale, l'informazione decisa e scelta dall'elaborazione fatta dal nostro inconscio, arriva un'informazione alla pineale, al tronco encefalico, dove parte un impulso elettrico che può interessare la parte endocrina, il nostro sistema endocrino, o il nostro sistema nervoso. Ecco che qui si manifestano le emozioni, si creano le nostre emozioni. Noi sono felice, boom, arriva un'informazione che, anzi, quello che vi ho detto prima, il mio piacere, la mia felicità di parlare di questo argomento mi ha dato uno stimolo, questo stimolo è stato ormonale e il mio corpo sta producendo dopamina, che è l'ormone della felicità. Ok? Questo può manifestarsi con qualsiasi impulso noi o evento noi andiamo a vedere, ad incontrare. Tutto chiaro finora? Ma andiamo a vedere come reagisce il corpo. Adesso vi ho fatto l'esempio della dopamina, della felicità, mi ha prodotto questa felicità. Benissimo. Che cosa succede? Le parole hanno un grande peso sul nostro umore, sulla nostra vita, sulle nostre emozioni. E qui voglio fare insieme a voi un piccolo test. Provate a prendere un attimo consapevolezza su voi stessi e ad ascoltare com'è la vostra salivazione in bocca. Probabilmente per molti sarà tanta, poca, per niente, okay? Ognuno ha una propria percezione. Ora, vi chiedo di concentrarvi su una parola, su quello che adesso vi andrò a dire. Pensate a un limone. Pensate al limone, lo tagliate, lo aprite e iniziate a spremerlo nel bicchiere e lo bevete. Ora ascoltate la vostra salivazione in bocca. È sicuramente aumentata per la maggior parte delle persone. Giusto?
Bene. Questa è una reazione a un'informazione che abbiamo dato. Ed è stata un'informazione specifica. Io ho parlato del limone. Il limone non l'avete preso materialmente, non l'avete bevuto materialmente, ma il vostro inconscio aveva già quell'immagine per l'esperienza che avete acquisito del limone. E l'inconscio non solo sapeva che è in forma ovale, che è giallo, che se lo taglio è aspro, un sapore aspro, okay? Che è poroso, sto toccando tutti i sensi in questo momento, ma siamo andati oltre. Perché? Cosa c'entra la salivazione con il limone? Il cervello sa che il limone è ricco di vitamina C e il primo step per poter assorbire la vitamina C è la saliva. Quindi l'inconscio che cosa ha fatto? Avete pensato al limone? Caspita, aspetta che stimolo subito la saliva perché sta arrivando della vitamina C. E questo lo trovo meraviglioso, è una cosa che non facciamo e subiamo tutti i giorni nella vita comune, ma non ci riflettiamo perché è il nostro inconscio che agisce in modo totalmente inconsapevole. Non siete stati voi a pensare ad aumentare la salivazione. E questo lo trovo veramente straordinario. Ma se impariamo a conoscere come funziona questo meccanismo, possiamo piano piano imparare a gestire quelli che sono anche i nostri pensieri o le parole che utilizziamo. Le parole, io adesso ho fatto l'esempio di un limone, ma se vi posso dire buio, ci sono persone che hanno veramente tanta paura del buio e preferiscono tenere sempre la luce accesa, perché probabilmente nella loro storia hanno avuto delle reazioni molto importanti che li hanno spaventate. Altri invece si buttano a capofitto nel buio senza problemi. Quindi le cose diventano molto soggettive e questa soggettività è data proprio dal tipo di reazione e di conoscenza che noi abbiamo. Un altro fattore molto importante sono i pensieri. Il nostro pensiero ha un potere incredibile. Noi abbiamo più forza con il nostro pensiero che con le nostre parole. Perché noi possiamo convincerci, sì, io parlo positivo, così vado avanti e faccio la qualsiasi cosa. Però dico, ma se parlo così, poi tanto non è vero. Che cosa succede? Che ogni qualvolta io emetto un pensiero, è come se facessi un ordine all'universo. Ogni mio pensiero, ogni mia parola è un ordine all'universo e l'universo, per una legge universale, è obbligato a risponderci. Prima ho fatto un esempio, quello del cuore, no? Dell'onda elettromagnetica. Ciò che trasmetti ricevi. Benissimo. Se io dico voglio 5.000 euro al mese, caspita, parole sono bravo, posso ripeterle anche tutti i giorni. Ma se il mio pensiero non è questo e il mio sentimento non si esprime in questo, posso mandare l'ordine dei 5.000 euro al mese, però il giorno dopo dico, caspita, mi è arrivata una bolletta. Cosa faccio? Mi arrivano sempre bollette? Bene, sto mandando all'universo l'ordine di mandarmi ancora bollette. A questo punto, quale può essere la soluzione? Caspita, è arrivata la bolletta, ma ho 5.000 euro al mese, la posso pagare senza problemi. Allora diventa veramente molto importante quello che noi pensiamo e come poi reagiamo a questi pensieri e dobbiamo non è facile, ma è possibile. Serve impegno, serve dedizione, serve anche un aiuto, un sostegno per poterlo fare. Non arriva tutto così. Perché non arriva tutto così? Perché noi abbiamo dei condizionamenti. Costantemente viviamo nei condizionamenti. Questi condizionamenti sono dati portando degli impulsi a farci ragionare solo con il nostro
cervello razionale, quindi solo con il nostro lato sinistro. Noi abbiamo smesso per decenni, anche più, di iniziare, di utilizzare l'inconscio, o meglio, l'emisfero destro dell'intuizione e della sensibilità per prendere delle decisioni. Dobbiamo sempre razionalizzare tutto. La razionalità ci porta a un confronto, il bello e il brutto, il più e il meno. E questo che cosa ci porta? A non essere, a non avere un amore incondizionato, a dover fare un giudizio. Questo è un vecchio paradigma. Il nuovo paradigma ci porta ad essere tutti uguali. I relatori oggi hanno parlato delle, noi tutti abbiamo parlato delle nostre esperienze e delle nostre conoscenze, sono state condivise, ma noi siamo voi, siamo uguali, siamo le stesse persone, non esiste uno che sa e uno che non sa, ognuno ha una propria esperienza e questa esperienza la manifesta attraverso il proprio corpo, il proprio pensiero, le proprie azioni. Quindi bisogna rispettare ogni singola persona e questo diventa molto importante. I condizionamenti ci impediscono e quindi la razionalità ci impedisce di poter vedere le cose e avere fiducia, o meglio, affidarci, avere fede in quello che non conosciamo. Se i miei limiti sono dati da questo tavolino e non mi trovo bene in questa situazione, non posso pensare di cambiare se non vado oltre questo tavolino. Io continuerò a rimanere in quella situazione, mi lamenterò, farò qualsiasi cosa, ma rimarrò sempre in quella situazione. Il nostro cervello, nel momento in cui noi cerchiamo di oltrepassare questi limiti, che cosa succede? Ci impedisce di farlo, crea degli autosabotaggi, crea dei sensi di colpa, crea delle difficoltà. Ecco perché diventa difficile raggiungere gli obiettivi. Ma l'obiettivo, quando è chiaro, è la molla che ci permette di stimolare i nostri sentimenti e raggiungere quello che noi desideriamo. È fondamentale. Quindi è fondamentale avere un obiettivo nella vita. Se non ce l'abbiamo, io dico sempre, viviamo la vita come una roulette russa, non la stiamo gestendo. Se vogliamo imparare a gestirla, dobbiamo imparare a conoscere. E la conoscenza ci porta poi a compiere delle azioni, creare degli obiettivi e compiere delle azioni. Quindi, io ho fatto tutto questo percorso, ho cercato di ragionare in tutto quello che si è manifestato nel tempo. E poi abbiamo detto, come possiamo passare all'azione? Facciamo un lavoro inverso. Dall'interno andiamo verso l'esterno. E come possiamo lavorare dall'interno? Innanzitutto, come dicevo, attraverso la conoscenza, ma possiamo andare a lavorare anche sui nostri cinque sensi in modo consapevole, in modo da poter portare l'informazione dal nostro 5% consapevole al nostro inconscio, creando una connessione diretta. Ripeto, semplice, possibile. E per farlo occorre sicuramente un sostegno. Come possiamo lavorare sui cinque sensi? Oggi conosciamo tutte le frequenze presenti nel nostro corpo. Ormai la scienza e la medicina ci hanno permesso di conoscere tutte le frequenze del nostro corpo. Se voglio comunicare col fegato ho una frequenza, se voglio comunicare con il polmone ho un'altra frequenza. E tutte queste frequenze portano informazioni. Queste informazioni sono energetiche, come abbiamo visto prima con il limone. Ho dato un'informazione, c'è stata una reazione. E pensate che tutte queste informazioni possono essere anche tutte inviate attraverso il pensiero o attraverso anche degli strumenti quantistici. Perché esistono strumenti quantistici che ci aiutano a supportare quello che è il nostro lavoro. Non lo sostituiscono, ma ci aiutano a compiere dei passi, ci sostengono. Noi possiamo lavorare sui cinque sensi con la musicoterapia, quindi ascoltando delle musiche con delle frequenze che ci possono sostenere
essendo onde elettromagnetiche che comunicano con il nostro corpo, e come abbiamo visto prima, come arriva la comunicazione, parte dalla nostra ipofisi un'informazione elettromagnetica che si trasforma in onda, in scossa, che va o nel sistema ormonale o nel sistema nervoso. Quindi comunica direttamente con tutte le cellule del nostro corpo e le raggiunge quell'informazione musicale, quell'informazione data da un gusto particolare, dalla curcuma, che è un antinfiammatorio. Io assaggio la curcuma, arriva un'informazione antinfiammatoria, inizia a diminuire il nostro corpo in modo autonomo, l'infiammazione nel corpo. La curcuma, ho fatto un semplice esempio, che si può trovare ovunque, ha una funzionalità più o meno importante, più o meno efficace, non discuto questo, ma l'informazione è quella e i risultati ci sono. Ci può lavorare con l'aromaterapia, quindi con l'olfatto, ascoltare i profumi, annusare i profumi. I profumi, tra l'altro, il nostro olfatto è l'unico senso che poi porta l'informazione direttamente alla pineale e quindi da lì stimola immediatamente una serie di ordini che arrivano nel nostro corpo. Attraverso le parole, delle affermazioni positive, ma le affermazioni positive devono avere delle caratteristiche, devono essere nel tempo presente, perché il cervello non riconosce altri tempi, riconosce solo il tempo presente. Devono essere positive, proprio perché la parola, come abbiamo visto prima, ha un certo tipo di peso e quindi deve portare un'informazione che deve essere costruttiva, di pace, di gioia e di crescita, e non distruttiva, come i condizionamenti che stiamo ricevendo, guerra, sofferenza, difficoltà nell'andare avanti nella vita di tutti i giorni. Assolutamente no. Dolori, fastidi. Io sto portando l'energia molto bassa in questo momento. Alziamola a quelle parole in modo consapevole. In più dobbiamo fare una cosa molto importante, ringraziare per quello che abbiamo, ringraziare per quello che ci è stato donato, perché comunque quello che tutti noi abbiamo è sicuramente in più di quello che è in altre persone, se vogliamo fare un paragone con il vecchio paradigma. Ma in realtà, se noi entriamo in connessione, e qui faccio un appunto molto importante, ritornando al nostro campo energetico, se vi ricordate ho detto che il nostro campo energetico è impregnato dell'energia che noi abbiamo, dei nostri pensieri, e fate conto che è come se fosse una cupola, okay? Siamo avvolti da questa cupola e mantiene fuori tutte quelle informazioni energetiche che non ci risuonano, ma che in realtà, se ricordate, sono già intorno a noi attraverso il campo, attraverso la teoria della quantità, ok? Quindi, se sono già intorno a noi, perché non entrano? Perché non le riconosco? Ora vi faccio un altro piccolo esempio. Supponete che siamo qui, dico in questa sala, 80 persone, e 80 persone ascoltano 80 stazioni diverse, radio, con le cuffiette, tutti qua. È possibile questo? Sì? Ok? Lo possiamo fare. Eppure sono 80 frequenze diverse. Vuol dire che queste 80 frequenze sono già presenti in sala. Dobbiamo solo cambiare la nostra stazione. Quindi siamo noi a decidere in quale stazione sintonizzarsi. Siamo noi a decidere cosa ci serve nell'universo che è già presente e lo possiamo prendere. E questo lo possiamo fare attraverso degli esercizi di base che io sto portando avanti attraverso la mia esperienza. Sto raccontando quelle che sono le mie esperienze, naturalmente, adesso. E quindi se stiamo male e continuiamo a pensare di stare male, non potremo mai aprire e girare la frequenza al fatto di stare bene, di essere felici.
sentivo nella sofferenza, troverò persone, diceva lei, entrerò in risonanza, come il famoso tennista, entrerò in risonanza con persone che stanno male, e lì ci affondiamo sempre di più, sempre di più, sempre di più. Ma questo può avvenire anche al contrario. Quindi se io sto bene, troverò persone che stanno bene e mi parleranno di gioia, di felicità, di vacanze, di divertimento, di eventi piacevoli. Ecco che in questo caso andiamo a nutrire la nostra energia, andiamo ad aumentare quello che è il nostro sentire, le nostre emozioni, il cuore diventa sempre più potente. Il cuore ha una potenza meravigliosa, 500 volte più potente del nostro cervello nell'emanazione di onde elettromagnetiche. Quindi che cosa vuol dire questo? Che il cuore e il sentimento e le emozioni sono più potenti dei nostri singoli pensieri. Bello questo, eh? Altro lavoro che possiamo fare? Le visualizzazioni. Visto che il nostro cervello lavora per immagini, allora visualizziamo. Visualizziamo cose belle. Se vi chiedo un vostro ricordo, un vostro bel ricordo, lo state già immaginando attraverso delle immagini, ok? E vi ha portato un sorriso sui vostri volti, perché quell'immagine è collegata all'emozione. Ecco che questo è già un esercizio che noi possiamo fare, ricordarci dei bei ricordi. Iniziare a guardare le cose che ci piacciono, che abbiamo e ringraziamo. Questo è già un'attività che possiamo fare per aiutarci a uscire da quella bolla di sofferenza e di condizionamenti che abbiamo costantemente. E poi possono esserci degli autotrattamenti. Gli autotrattamenti, che cosa intendo? Noi possiamo autotrattarci da casa tranquillamente. E qui sto portando avanti dei progetti molto interessanti, e se volete possiamo fare tutti insieme un esercizio. Va bene? Siete d'accordo? Allora, mettete i piedi bene appoggiati a terra, di solito lo faccio fare in piedi, però lo possiamo fare anche da seduti, non c'è nessun problema. Ok, i piedi bene appoggiati a terra. E vi chiedo di iniziare ad ascoltare un po' il vostro corpo. È una cosa molto breve, molto veloce. Ok? Vi faccio fare un esercizio molto semplice. Fate 3 respirazioni. Iniziate a rilassare il vostro corpo. Ok. Adesso provate a voltare il vostro volto da un lato e dall'altro, come se voleste dire no. E ascoltate il vostro limite nel movimento. Ci sono dolori cervicali? Quanti ne soffrono? Alziamo la mano? Caspita, siamo un gran numero. Meraviglioso. Allora facciamo proprio questo esercizio. Quindi avete ascoltato fin dove arriva il vostro mento? In direzione della spalla. Attenzione a non muovere le spalle però quando vi voltate, Cercate di essere sinceri con voi stessi, perché non è che state, se vi chiedo una cosa non state prendendo in giro me, ok? Dobbiamo essere sinceri con noi stessi, onesti. Quanto dolore sentite? Naturalmente lo fate a mente. Quanto fastidio sentite a girare la testa verso destra? E verso sinistra? Ok, chi più, chi meno. Adesso facciamo un esercizio. Mi occupo di riflessologia facciale tra le altre cose, quindi vado a lavorare sul volto, lavorando proprio sulla postura. E adesso proviamo a fare un esercizio molto semplice. Vi do l'indicazione di un punto del volto che riflette il nostro collo. Un punto è proprio questo, appena dal naso, appena sotto il sopracciglio. Supponete che qui ci sia la testa, questo qui è il collo, okay? Con tutte le braccia che proseguono nel lato del sopracciglio fino alle mani. Il naso è praticamente la spina dorsale. Allora,
mi alzo un attimo. Allora, questo è il collo, qui abbiamo la testa, il terzo occhio. Il terzo occhio è la testa, ok? Abbiamo il collo, questa è la spina dorsale, vengo un pochino più indietro così. Il naso raffigura tutta la spina dorsale. Le narici sono i nostri glutei, dove partono le cosce, arrivano alle ginocchia appena ai lati della bocca, scendono le gambe fino ai piedi. Qua abbiamo le braccia, ok? Fino alle mani. Allora, questa qui è una raffigurazione di una mappa di riflessologia vietnamita, si chiama Dien San, che io utilizzo proprio come mappa. Non seguo direttamente il Dien San, è una parte del mio trattamento. Però indipendentemente da questo, prendiamo questo punto di riferimento, quindi il collo sulla parte destra. Ora tutti insieme andiamo a sentire all'interno del naso, qui, appena sotto il sopracciglio, proviamo a fare una piccola pressione e un movimento dall'alto verso il basso. Con molta probabilità chi ha dolore al collo a destra avverte fastidio. È possibile? Provate a tenere premuto un pochino. Ok, siamo stati proprio 15-20 secondi. Ora riproviamo a fare il movimento con la testa. Ruotiamo verso destra. È cambiato qualcosa? È migliorato, vero? Questa è una dimostrazione di come noi possiamo lavorare su un corpo, ma questo ha un significato meraviglioso. Perché? Perché noi, attraverso il nostro campo energetico, attraverso l'energia che ci abbiamo messo in questo momento e l'intenzione che abbiamo avuto nel lavorare esattamente il nostro collo a destra, abbiamo avuto un miglioramento generale. Qui c'è stato uno scambio invisibile di informazioni e l'energia che abbiamo creato era talmente tanta che è riuscito in pochi secondi a dare un miglioramento. Questo è normale. Quando si conosce è normale. Non è magia, non è stregoneria. È una cosa che io dico, il miracolo è per chi non conosce, ma oggi noi abbiamo la possibilità di conoscere e di avere tante fonti. Quindi il mio consiglio è quello di informarvi, conoscere. Ci sono tantissimi aiuti a disposizione. Ponetevi una domanda, chiedetevi le cose. E quando chiedete all'universo di farvi arrivare a qualcosa, chiedetelo con il cuore. Ciò che trasmetto ricevo, sempre, costantemente, si manifesterà in questo modo. Quindi che cosa fare? L'aiuto migliore per la nostra mente è avere un obiettivo, sempre, perché altrimenti non ci muoviamo, non ci alziamo dalla sedia se non vogliamo uscire dalla porta. Fare qualcosa che si ama, ecco qui il sentimento, alimentarsi bene naturalmente e nutrire il cuore di emozioni positive. L'essere umano dovrebbe allontanarsi oggi da tutti i concetti spazio-tempo a cui siamo ancorati. Questo è il vecchio paradigma. Abbiamo visto che spazio e tempo non esistono. Lo stiamo provando attraverso i nostri interventi, attraverso quello che noi stiamo divulgando, quello che è la nostra piccola conoscenza ancora. E cerchiamo di osservare le cose, ma anche noi stessi, osserviamoci dall'esterno. Ecco, un altro esercizio che noi possiamo fare per migliorare i nostri cinque sensi e avere la possibilità, magari se ce la fate, andare in un prato, in un giardino, sdraiarvi, pancia in alto, occhi chiusi, aprite i palmi delle mani, sentite al tatto l'erba, ascoltate i profumi che ci sono intorno, il profumo della resina degli alberi, oppure del bucato steso del vicino.
iniziamo ad ascoltare quelle che sono il vento che passa magari sopra il nostro viso, sentire i rumori che ci sono, gli uccellini, il fruscio degli alberi. Ecco, queste sono tutte azioni che possiamo fare, anche come meditazioni guidate volendo, quindi non necessariamente ci dobbiamo mettere lì da soli, ma possiamo fare un lavoro meraviglioso, e questo è un esercizio per migliorare i nostri sensi, perché noi, lavorando in questo modo, abbiamo la possibilità di aumentare la nostra percezione, visto e considerato che attraverso i nostri cinque sensi abbiamo tutta la comunicazione, come abbiamo visto prima. Quindi questo ci permette di poter vivere con il tutto. Penso che sia la cosa più bella in assoluto. E vivere nel qui e ora, non nel passato. Tanto il passato non lo possiamo più cambiare. Il futuro lo possiamo scegliere. Non come una roulette russa, ma adesso che abbiamo un certo tipo di consapevolezza, possiamo iniziare a lavorare per poter scegliere quello che è il nostro futuro, attraverso le nostre intenzioni. Io ho finito, vi ringrazio dell'attenzione e spero che sia stato sufficientemente chiaro. In modo di guardare e quindi più tenue di quello immaginato dalla vecchia fisica, è fatto solo di interazioni, accadimenti, reti discontinue, senza permanenza. È un mondo con una trama rada, come un merletto di volano. La solida continuità del mondo a cui siamo abituati nella nostra vita quotidiana non rispecchia la grana della realtà. È il risultato della nostra visione macroscopica. Una lampadina non emette una luce continua, emette una fitta gragnola di evanescenti piccoli fotoni. Da Carlo Rovelli. Bene, grazie ancora Vincenzo, e adesso abbiamo il piacere di avere qui con noi venerabile Nobsang Khunsang. Io ho chiesto il significato di questo nome, adesso vediamo, eccolo qua, è arrivata, torna, sì, okay. Il significato di questo nome è Nobsang, significa sanamente, mentre Khunsang significa la natura che pervade tutto. Pensa che bello questo nome che ha questa bella signora che con noi. Quindi, venerabile Nobsang Khunsang riceve l'ordinazione monastica da Kesha Champ Chasbu. Scusate, io non ci vedo più con la stanchezza che ho, ma dovrei riuscirci. Per 9 anni affronta i programmi di studio dell'Istituto Lama Fong Kappa di Pomaia, poi per 4 anni studia filosofia buddista e lingua tibetana in India. Fa una scuola di dialettica monastica non settaria per monache himalayane. In seguito, 2 anni nel monastero femminile di Koh Phang in Nepal per continuare gli studi. Attualmente vive all'Istituto Lama Fong Kappa di Pomaia, dove collabora come tutor e insegnante per corsi di logica e dibattito, e fa parte dell'associazione Sangha Onus. Grazie e benvenuto. Buonasera a tutti. Scusate se abbiamo un po' di distanza. Allora, se siete stanchi vi farò qualche domanda durante la presentazione. Allora, il mio argomento sarà le due verità. Non so se qualcuno di voi ha già un po' di esperienza con le scuole filosofiche buddiste. Si parla spesso delle due verità, specialmente la verità ultima e quella relativa.
Io vi farò una breve introduzione di tutti i punti di vista delle scuole filosofiche principali buddiste rispetto a quella che è la presentazione delle due verità e il modo in cui riescono più o meno a captare il modo illusorio delle cose, in cui il modo in cui esistono, e lo farò con un approccio logico perché questo è il modo in cui io le ho prese, ok? Allora, prima di tutto ci chiediamo mai come le cose sono e come sembrano, non tanto nella quotidianità delle cose normali, ma specialmente quando ci accadono eventi spiacevoli o quando qualcuno parla male di noi o le cose non vanno come proprio ci aspettiamo, se in quei momenti in particolare ci chiediamo se le cose sono in un certo modo e sono come sembrano. Questo è molto importante. Poi, prima di parlare di verità, del significato di verità, anzi torno un attimo indietro, vorrei chiedere a voi, quando si parla di verità, che significato date? Questa è la prima cosa. Cioè, secondo voi che cosa significa verità e cosa significa realtà? Se qualcuno di voi mi può rispondere. Come? La verità è soggettiva, mentre la realtà è oggettiva. Quindi le due, la verità e la realtà non sono sinonimi, in poche parole, secondo voi? Per tutti? Ok, per qualcuno sì, per qualcuno no. Ok. Adesso io vi darò delle definizioni generiche e poi andremo in accordo a quello che questi sistemi filosofici propongono. Okay? Allora, significato di verità, quando riteniamo qualcosa essere una verità, in parole semplici, pensiamo a qualcosa che è probabile. Okay? Una verità può essere qualcosa che si può constatare, essere ciò in cui modo di apparire concorda con quello di esistere, oppure qualcosa che si può constatare essere qualcosa in cui modo di apparire non concorda con il suo modo di esistere. Per esempio, il volto riflesso in uno specchio lo possiamo constatare come essere qualcosa in cui il modo di apparire non concorda al modo in cui esiste, no? Perché quando ci guardiamo allo specchio, quel volto che noi vediamo sembra essere veramente il nostro volto e non teniamo conto che in realtà è solo un riflesso. Questo è un esempio grossolano, ok? Entrando una verità o una verità che è una falsità o verità ingannevole sono esistenti. Ora andiamo sul significato di esistere. Allora, in generale per esistente si intende qualcosa che è constatabile e qualcosa è considerato essere esistente quando è constatabile o accertabile a livello di esperienza cognitiva. È qualcosa che deve essere accertato da un conoscitore valido. Poi andremo a vedere cosa si intende per conoscitore valido. Appunto, andiamo a vedere che cos'è un cognitore. In accordo alle scuole buddiste, quello che si intende come essere un cognitore, oppure percettore, o coscienza, o quello che noi comunemente chiamiamo mente, è definito come essere ciò che è chiaro e conosce. Chiaro perché come uno specchio riflette l'immagine del soggetto, prendendone l'aspetto, e conoscitore perché conosce il soggetto prendendone l'aspetto. Tali caratteristiche non vengono trovate nel campo materiale, per cui un conoscitore viene considerato essere un fenomeno che è prodotto ma non è materia ed è percepibile solo dalla mente stessa. Quindi in accordo alle scuole buddiste la mente o la percezione non è identificabile nella materia perché in accordo al modo in cui è definita come essere qualcosa che è chiaro, nel senso che prendendo l'aspetto conosce, tale caratteristica non è rintracciabile dalla materia, però è accettata essere prodotta. Quindi, essendo accettata essere prodotta, viene accettato essere un fenomeno che è prodotto ma non è materia. Ok? Ed è percepibile solo dalla mente stessa. Poi ci sono vari tipi di conoscitore. In realtà il conoscitore può essere suddiviso in tanti modi diversi, però adesso
la presentazione che vi porto rispetto a ciò che è un conoscitore valido e ciò che non è un conoscitore valido. Abbiamo visto che qualcosa che è esistente è constatabile sulla base di ciò che è definito essere un conoscitore valido. Quindi un conoscitore è considerato essere valido quando accerta il soggetto di percezione e non vi è un altro conoscitore valido che non lo può confutare. Per esempio, se io vedo questa cosa, posso dire che c'è una percezione di questo bicchiere e nella stanza non c'è nessuno che può dire no, quello non è un bicchiere. Quindi si può accettare che la mia percezione è una percezione valida perché non c'è un'altra percezione che può contraddire e dire quella cosa non è così. Ok? Quindi coscienza che è nuova. Nella maggior parte delle scuole filosofiche buddiste un conoscitore valido è definito come una coscienza che è nuova e incontrovertibile rispetto al soggetto di impegno. Allora, la maggior parte dei proponenti filosofici buddisti asseriscono che una percezione valida deve essere un primo momento di percezione di un oggetto. Per esempio, il primo momento di percezione di questo bicchiere è considerato essere un conoscitore valido. Tutte le altre percezioni che seguono dopo possono percepire in accordo l'oggetto sulla base dell'influenza della prima percezione, ma non sono considerate valide perché non sono già più un primo momento. Un conoscitore che non è valido e che non ha certo il soggetto è un conoscitore che può essere contrastato da altri conoscitori validi. Ad esempio, quando si percepisce l'acqua di un miraggio, una percezione più ravvicinata verso l'uovo del miraggio può confutare la percezione che vi sia l'acqua del miraggio percepita precedentemente. E anche questo è un esempio molto grossolano. Ok? Ora andiamo sul significato di natura o modo di esistere. Qualcosa può esistere in accordo a come appare o non in accordo a come appare. Una verità ultima è qualcosa il cui modo di apparire è in accordo al suo modo di esistere, mentre una verità convenzionale è qualcosa il cui modo di apparire non si accorda al suo modo di esistere, come un riflesso in uno specchio, un miraggio, un'allucinazione e così via. Ora, prima di andare qua vi chiedo, se vi dico che cos'è un esistente, voi come rispondete? Cos'è un esistente? Qualcosa che esiste? Come? Percepibile, che si vede. Che ho conosciuto da un conoscitore valido. Ok. Allora, la definizione che viene data appunto dalle scuole buddiste di esistente è ciò che è conosciuto da un conoscitore valido. Poi ci sono anche altri sinonimi per definirlo, ad esempio oggetto, base stabilita, fenomeno, oggetto di conoscenza. Un fenomeno è ciò che mantiene la sua entità. Il fenomeno o l'esistente è praticamente la categoria principale che racchiude tutto ciò che esiste e tutto ciò che esiste può essere suddiviso in due sottocategorie di esistente, ovvero fenomeni permanenti o fenomeni impermanenti. Quindi l'esistente in generale è ciò che racchiude queste due tipologie di cose, cioè le cose possono esistere o in modo permanente o in modo impermanente. Quindi esistere in modo falso non significa non esistere affatto. Una cosa falsa non è inesistente, esiste ma semplicemente non esiste come appare. Quindi bisogna fare questa differenza, perché molte volte sento dire che siccome una cosa è falsa allora non esiste, e qui bisogna fare distinzione: se una cosa non esiste, non esiste e basta. Se una cosa appare in un modo ma poi esiste in un altro modo, quella cosa possiamo dire che è falsa ma comunque ha un modo di esistere. Ok?
Esatto, come? Quindi non è falsa. Quello andiamo più sul filosofico, magari ci andiamo dopo. Comunque adesso io entro nelle presentazioni proprio delle scuole filosofiche buddiste. Allora, la scuola, vi faccio un po' l'introduzione. Le scuole tibetane vengono dalla tradizione di Nalanda. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare della scuola, l'università di Nalanda. Praticamente era un'università monastica dove i monaci non studiavano semplicemente filosofia buddista, ma prendevano anche scienza, matematica, letteratura, arte, e quindi studiavano sia filosofie buddiste che anche non buddiste e praticavano il dibattito. Ma a Pomaia è la stessa cosa? Viene la stessa cosa? Piano piano sì. Sì, sì. Allora, il metodo del dibattito è entrato anche in Tibet e per tanti secoli si è conservato, fino a poi che è arrivata l'invasione cinese e quindi si è poi sparpagliato nel mondo. Adesso gradualmente sta anche entrando in Occidente. Però ecco, molti di voi magari hanno sentito parlare di Nagarjuna, Chandrakirti, termini grandi come vacuità. Ecco, tutte queste presentazioni ritenute molto importanti dagli studiosi buddisti, in realtà sono tutte visioni che sono venute sulla base della pratica della logica e del dibattito, per cui hanno una comprensione molto precisa. E quindi se non si hanno queste basi, in realtà è molto difficile poter captare il messaggio di questi maestri. Sicuramente possiamo avere un'intuizione, capire qualcosa in accordo al nostro modo di comprendere, ma è difficile che possiamo arrivare a capire come loro volevano farci arrivare il messaggio. Ogni conclusione ed esposizione delle scuole filosofiche buddiste è stata sviluppata tramite una struttura logica ben precisa e con l'uso accurato di sillogismi, basati su elementi definiti in modo accurato in supporto a ciò che viene detto pramana, ovvero percezione valida. Pramana è una parola sanscrita. Praticamente ci furono due maestri, due pionieri dei trattati sulla percezione valida, in particolare Vinyana e Dhammakirti, che vengono dopo la Nagarjuna, dove fecero un'esposizione, una presentazione di quello che significa essere percezione valida. Prima di loro i maestri precedenti non avevano mai presentato niente di preciso e le uniche presentazioni che erano a disposizione venivano dalle scuole indiane non buddiste. Ora andiamo verso le due verità. Quindi tutto ciò che esiste può anche essere suddiviso in due verità, ok? Abbiamo la verità convenzionale. Una verità convenzionale non è altro che una verità falsa, ovvero ciò che ha un modo di apparire che non è lo stesso in cui esiste e che appare essere qualcosa che è come appare ma non lo è. Vero significa che esiste proprio come appare. Quindi quando noi parliamo di qualcosa essere vero, l'idea è che quella cosa lì è in realtà come appare. Ok? Verità ultima. Una verità ultima o finale o definitiva è un modo di esistere che si accorda al modo di apparire di qualcosa. Ciò che noi potremmo definire come vero nel linguaggio comune. Adesso andiamo nelle principali scuole buddiste filosofiche. Ogni scuola buddista ha una presentazione delle due verità e il modo in cui arriva a concludere le due verità si basa sulla confutazione di altri sistemi. Ok, quindi partiamo dalle prime che escono fuori confutando sistemi non buddisti e poi altre scuole buddiste che verranno fuori con le loro presentazioni andando a confutare i sistemi buddisti stessi, cioè trovando delle contraddizioni nelle presentazioni precedenti. I primi sono i sistemi essenzialisti, ovvero coloro che stabiliscono una esistenza oggettiva dei fenomeni. E c'è questa frase che viene dal commentario del Pramanavati, che è appunto un commentario di Loco sulla cognizione valida, che dice: poiché tutte le cose dimorano in un'entità
che è una loro natura propria, si isolano da cose a loro simili e dissimili. Allora, queste scuole proprio danno un'esistenza oggettiva vera, cioè reificano ancora di più ciò che sono, quella dell'esistenza delle cose esterne. Se ad esempio prendo questo vaso in sé, per via di possedere un suo nome, una sua definizione e delle sue qualità, si isola da tutto ciò che non è vaso stesso. E poiché ha questo potere, il percettore che lo percepisce, che viene prodotto in dipendenza della sua presenza, lo può poi concettualmente isolare da altre cose, lo può tenere a mente, ok? E tra le prime scuole dei sistemi essenzialisti, i primi sono i Vaibhashika, ovvero i classificatori. I Vaibhashika sono dei proponenti filosofici chiamati tali perché hanno la caratteristica di classificare i fenomeni in categorie e in particolare classificano le particelle in varie tipologie. Si basano esclusivamente sul primo ciclo di insegnamenti buddisti, focalizzato sulle quattro nobili verità, e insieme ai proponenti filosofici sautantrica sono considerati dei proponenti filosofici che reificano l'esistenza degli oggetti materiali. Allora, in generale vengono considerati tre cicli di insegnamenti che vengono dati da ciò che è considerato il Buddha storico, tre periodi. Queste scuole qua principalmente accettano solo il primo periodo, mentre gli altri due periodi non li considerano essere degli insegnamenti veri perché non erano presenti agli insegnamenti. Quindi il loro modo di classificare ciò che è una verità ultima e ciò che è una verità convenzionale sorge in dipendenza da un'unità e l'asserzione dei proponenti filosofici non buddisti, in particolare quelli che proclamano l'esistenza di una persona che sia un fenomeno singolo, indipendente dalle sue parti e permanente, ovvero immutabile. Okay, c'erano delle scuole filosofiche indiane che proponevano un modo di esistere della persona che era come un'entità singola che si poteva separare dalle parti fisiche e mentali e che era immutabile. Ecco, i Vaibhashika sono le prime scuole che iniziano a sfatare questa credenza e a comprovare che non c'è una persona che esista in tal modo. E da lì poi tutte le altre scuole filosofiche buddiste lavoreranno proprio sul presentare che non c'è una persona che esista in un certo modo. Le due verità per i Vaibhashika. Ogni cosa è composta da particelle indivisibili. Una verità convenzionale è qualcosa che quando viene scomposta dalla mente che la esamina cessa di apparire, ad esempio il vaso. Se noi prendiamo questo vaso e mentalmente iniziamo a selezionare le parti, quindi esaminare parte dopo parte dopo parte, la percezione del vaso scompare, giusto? Quindi poiché la percezione del vaso scompare, considerano il vaso stesso non essere una verità ultima, definitiva, ma una verità convenzionale, perché il suo modo di apparire non combacia col suo modo di esistere, perché indagando ciò che vengono trovate sono le particelle, in accordo a questa scuola. Una verità ultima è l'opposto, qualcosa che quando viene scomposta dalla mente che la esamina non cessa di apparire, ad esempio le famose particelle prive di parti. Adesso se ci si chiede cosa siano queste particelle prive di parti ci sono tanti dibattiti. Però quello che sembra è che queste scuole esaminano le particelle, poi dalle particelle vanno alle particelle, delle particelle, delle particelle, delle particelle, finché non trovano nessuna particella. Non potendo dire che non ci sono particelle, perché sennò entrerebbero in una visione troppo estrema, devono dire che le particelle ci sono, ma sono prive di parti. Perché per loro il primo concetto è dover stabilire che c'è una l'esistenza esterna delle cose, quindi per non contraddirsi devono arrivare a quella conclusione. Qualcosa appare esistere in modo singolo e nel momento che viene sezionata e divisa dalle sue parti sotto un'analisi minuziosa dovrebbe continuare comunque ad apparire a quella coscienza che l'esamina, ma non è così, perché ciò che appare sono le particelle che la compongono. Quando si esamina la parte della parte e così via, ogni parte è composta da parte fino a che in tale processo infinito non si trova più alcuna parte.
per cui ciò che compone la materia sono parti indivisibili, prive di parti, e quando la mente che le esamina, le seziona e cerca di dividere, non cessano di apparire, per cui non possono esistere in modo falso o relativo. Questa scuola viene detta anche senza aspetto, perché sostiene che un percettore, per percepire direttamente il soggetto, non deve prenderne l'aspetto, perché altrimenti non potrebbe avere un contatto diretto col soggetto di esperienza. Quindi l'oggetto percepito e il percepiente devono sorgere simultaneamente, ma la coscienza non prende nessun aspetto. Semplicemente conosce il soggetto per il potere sensoriale che è atomicamente stabilito e quindi è materia e può entrare in contatto con l'oggetto. L'impermanenza delle cose è una sostanza che avviene in tre momenti differenti, ovvero il momento della produzione, il momento del dimorare e il momento della disintegrazione dell'oggetto, ma la sostanza in sé che lo compone non muta. Le cose non hanno aspetto perché se lo avessero veramente, allora una cosa che appare attraente a qualcuno apparirebbe in tal modo a tutti. Quindi ci sono due motivi perché asseriscono che non ci sono aspetti. Uno, non c'è un aspetto perché se ci fosse un aspetto, se questo bicchiere appare attraente a qualcuno, dovrebbe apparire allo stesso modo anche agli altri. Allo stesso modo dicono, non c'è aspetto neanche nell'atto del percettore, perché se il percettore dovesse prendere un aspetto di ciò che percepisce, il prendere l'aspetto interromperebbe la percezione diretta con l'oggetto, che dovrebbero esistere simultaneamente. Adesso andiamo invece nella seconda scuola essenzialista, che sono i saltantrika, ovvero i seguaci dei discorsi o anche detti indicatori di esempi. Allora, ha un'esposizione più dettagliata e raffinata di ciò che per loro comporta un'esistenza delle cose esterne come essere reali. Ha una presentazione precisa dei vari tipi di percezione, stabilendo quando sia un percettore valido diretto e un percettore valido concettuale, per comprovare la veridicità delle cose come essere impermanenti e per aiutare a comprendere quella permanenza a cui intanto ci aggrappiamo delle cose o delle persone, che non è altro che un concetto che non potrà mai essere percepito con l'esperienza diretta e che è errato. Quindi la loro particolarità è comprovare che quell'immagine di permanenza che noi abbiamo delle cose non è altro che un concetto e che l'impermanenza delle cose in realtà ci passa davanti istante e dopo istante, ma non siamo in grado di percepirlo. Hanno una visione più, una presentazione più raffinata rispetto ai Vaibhashika. Il loro concetto di verità ultima è ciò che a livello ultimo è in grado di svolgere una funzione. Include tutte le cose impermanenti che sono appunto prodotte, create, momentanee, in preciso prodotte in dipendenza da cause e condizioni. Le verità ultime sono dette essere fenomeni manifesti, ovvero appaiono alle percezioni sensoriali o non concettuali. Sono sostanzialmente esistenti e sono considerate essere veramente esistenti. Ok? Quindi c'è anche un altro modo di dividere le cose, come esistere in modo manifesto e in modo nascosto. Le cose impermanenti sono considerate esistere in modo manifesto e sono percepibili anche direttamente. Poi ci sono le verità convenzionali, che sono ciò che a livello ultimo non è in grado di svolgere una funzione. Include tutti i fenomeni permanenti, non prodotti, non creati, che non dipendono da cause e condizioni, che non sono manifesti e che per essere conosciuti bisogna necessariamente avvalersi a una comprensione concettuale. Sono considerati dei meri costrutti mentali, per cui non sono veri. Ora andiamo sul concetto di impermanenza. Qualcosa di impermanente è detto essere momentaneo, ovvero possiede una continuità di produzione e cessazione che si ripete fino ad esaurimento di quella certa cosa, e da cui possiamo considerare un processo di degradazione a livello sottile che avviene e si manifesta sotto i nostri occhi e percezioni sensoriali istante dopo istante, ma non ce ne accorgiamo perché è molto veloce, ma possiamo dedurlo dal cambiamento dell'aspetto dell'oggetto che avviene dopo un determinato periodo che noi chiamiamo invecchiamento. Okay, quindi praticamente, a differenza della scuola precedente, che asserisce che il processo di impermanenza è sostanza e viene tra momenti differenti,
le scuole saltantiche invece dicono che in realtà il processo di impermanenza avviene istante dopo istante, in un processo talmente veloce davanti ai nostri occhi che noi non riusciamo a captarlo con le nostre percezioni sensoriali, per cui le possiamo facilmente concepire come essere permanenti. Okay. Abbiamo un'idea di cambiamento dopo un po' che vediamo un mutamento più grossolano dell'oggetto, come può essere il pianeta, eccetera, eccetera. Questa è un po' l'idea che volevo dare, se mi scusi, per il, come si dice, la connessione tra impermanenza grossolana e impermanenza sottile, un po' l'idea come creare un disegno nei fumetti, no? Questo movimento molto veloce che crea un movimento molto più lento a livello percettivo. Ecco, un po' questa l'idea che viene fuori. Adesso devo andare più velocemente. Poi, illusione di mutabilità, poiché l'impermanenza delle cose ci passa inosservata davanti alle nostre percezioni, concepiamo le cose, le persone e le situazioni come essere permanenti e mutabili, verificando le cose impermanenti. Le scuole saltantiche incrementano l'idea che tutto ciò che ci appare immutabile è solo un concetto, per cui possiamo abbandonare i concetti di permanenza su tutto ciò che è mutevole e transitorio, così da aiutarci a diminuire l'afferrarsi alle cose e alle persone. Le cose hanno vari aspetti di varie dimensioni, ovvero visiva, tattile, gustativa, eccetera. Le rispettive coscienze per percepire devono riflettere nell'aspetto. Quindi da questa scuola in poi la percezione viene nel modo in cui il percettore deve prendere l'aspetto dell'oggetto che percepisce. Ok? Adesso devo andare un po' veloce perché non abbiamo tanto tempo, però questo è un po' il modo in cui vengono suddivisi i fenomeni impermanenti, vengono suddivisi in forma, coscienza, se ciò che vengono considerati essere fattori di composizione non associato come la persona, perché la persona non è identificabile né come materia né come coscienza, però accettato essere un fenomeno impermanente. Ci sono tre condizioni che sono necessarie per produrre una percezione. Uno, c'è bisogno di una condizione oggettiva, ad esempio la presenza di un vaso che stimola la produzione di una coscienza visiva che apprende il vaso. Poi ci vuole una condizione dominante, ovvero il potere sensoriale visivo, e una condizione immediatamente precedente, in qualsiasi momento di mente precedente. Per il saltantica l'oggetto percepito non è mai simultaneo con il suo percettore, perché è la causa per la percezione e causa e suo risultato non possono coesistere simultaneamente. E qui c'è una sfumatura diversa rispetto alle scuole precedenti. Ok? Le menti sensoriali, tutti i percettori diretti, percepiscono l'oggetto per il potere della presenza dell'oggetto stesso. È quello che noi chiamiamo percezione diretta. Mentre le menti concettuali percepiscono l'oggetto dipendendo da un'immagine concettuale, che è un fenomeno permanente perché l'immagine concettuale è un'idea fissa della cosa. In saltantrica, come Cittamatra e Magyamika saltantrica, che sono le scuole che vedremo dopo, asseriscono l'esistenza di un autocognitore, ovvero una coscienza diretta verso l'interno che sorge simultaneamente al percettore con cui è in relazione prendendone l'aspetto. Quindi praticamente ciò che determina che una percezione sia valida o no per queste scuole è la presenza di una coscienza interna relazionata col percettore che prova che la percezione è stata fatta correttamente. E questo permette anche per queste scuole di avere la memoria, il ricordo delle cose. Poi arrivano i Cittamatra, da qui iniziamo a entrare nelle scuole che non sono più essenzialiste e vanno a sminuire la realtà esterna. I Cittamatra, detti Yogacharya, o anche detti della sola mente, in quanto negano l'esistenza di oggetti esterni e asseriscono che tutto ciò che esiste è della stessa entità con la mente, per cui ogni cosa dipende dalla mente e negano che la mente dipenda dall'oggetto. Ok, quindi adesso c'è un approccio diverso, non è più la coscienza che dipende dalla presenza dall'oggetto, ma è l'oggetto che dipende dalla coscienza per essere percepito. Negano la possibilità di particelle divisibili e prive di parti e asseriscono che sia l'oggetto percepito che il percepiente vengono prodotti insieme alle impronte depositate nella mente delle esperienze delle vite precedenti che si attivano.
per cui c'è un'apparenza dualistica delle cose che è errata, ovvero appaiono esistere esternamente come entità separata dalla mente, ma in realtà non lo sono. Il loro concetto di verità convenzionale è ciò che viene conosciuto direttamente in modo valido con la presenza di apparenze dualistiche, ad esempio vaso, persona, eccetera. È una verità ultima invece ciò che viene conosciuto direttamente in modo valido per il potere dello svanire delle apparenze dualistiche. E qui questo viene messo in prova appunto con la mancanza del sé dei fenomeni, che è la mancanza dei fenomeni dell'esistere in modo dualistico e anche nella persona viene esistere in un certo modo. Hanno tre modi di dividere le nature, ci sono le nature perfettamente stabilite, appunto la vacuità dei fenomeni della persona, le nature potenziate da altro, che sono tutti fenomeni impermanenti, e le nature totalmente imputate, ovvero le immagini mentali di cose sia esistenti che non esistenti. Che andiamo avanti perché non abbiamo tanto tempo. Però anche fra questi ci sono divisioni di scuole diverse, quella più particolare è quella che asserisce la mente base di tutto, ovvero c'è una mente base dove tutte le impronte sia per l'oggetto che per la percezione vengono depositate e poi a un certo punto quando maturano le condizioni emergono. Ok? E adesso andiamo nelle scuole madhyamika, finalmente. Allora, cos'è un madhyamika, o anche detto non essenzialista? È una persona che asserisce un sistema filosofico del grande veicolo che non accetta che le cose siano vere neanche convenzionalmente. Allora, cita un'altra, la prima aveva ancora una linea di concetto di vera esistenza, anche se negavano l'esistenza degli oggetti esterni. Adesso i madhyamika entrano proprio in una visione più complessa, più raffinata, dove negano l'esistenza anche a livello convenzionale. Principalmente sono seguaci di Nagarjuna, che è il pioniere della via di mezzo. E per il madhyamika tutti i proponenti filosofici sono considerati essere essenzialisti o nichilisti, perché o reificano eccessivamente il livello di esistenza delle cose oppure lo sottovalutano. Ci sono due scuole, abbiamo il madhyamika svatantrica, detti anche autonomisti, perché basano tutto loro tutti i loro accertamenti sulla base di ragioni autonome oppure sulla base di sillogismi che devono essere comprovati essere validi. E poi abbiamo il dinamica prasangica, ho detto anche conseguenzialisti, perché loro invece si basano sulle conseguenze che sorgono in base all'esposizione di altre persone. Non entriamo tanto sull'esotantica madhyamika perché il loro modo di presentare è molto simile o esotantica o citamantra, l'unica eccezione è che levano il concetto di vera esistenza. Andiamo direttamente in prasangika, che è l'ultima scuola. Se qualcosa fosse rintracciabile in modo in cui appare, la si troverebbe essere o una con le parti o in modo separato dalle sue parti. Poiché ciò non si trova, non c'è alcuna cosa che esista a livello oggettivo. Tutto sorge per dipendenza ed è meramente designato dalla mente. Questa è l'esposizione principale di questa scuola. Quindi una verità convenzionale è un fenomeno identificabile da un cognitore valido che esamina le convenzionalità, e una verità ultima è un fenomeno identificabile da un cognitore valido razionale che si esamina l'ultimo. Quindi stiamo arrivando alla conclusione. Vacuità e sorgere dipendente per questa scuola sono due facce della stessa medaglia. Tutti gli esistenti sono vuoti di esistenza autonoma perché sono sorgere dipendente, come un'immagine riflessa in uno specchio. Quindi nel sistema prasangika la verità convenzionale è detta anche verità relativa, esse non sono contraddittorie per questo sistema e sono due nature che tutti i fenomeni possiedono, ok? Questi sono tre livelli di interdipendenza che loro accettano. C'è interdipendenza per via di cause e condizioni, interdipendenza per via di parti e interdipendenza per via di via di mutazione nominale, che quest'ultima è la caratteristica più comune di questa scuola, ovvero il fatto che io stabilisco che questa cosa è alta è in dipendenza dal fatto che ce n'è una più bassa. È un po' questo il concetto di interdipendenza. E qui io finisco con questa frase di Chandrakirti, che è colui che ha commentato il trattato sulla via di mezzo di
Nagarjuna, dove finisce dicendo: e che estraendo il latte da un disegno di una mucca ho sconfitto l'aderenza degli esseri senzienti della vera esistenza. Cioè la storia è che praticamente lui ha disegnato una mucca sul muro ed è riuscita davvero a mungerla davanti agli altri, in questo modo agli ascoltatori ha sconfitto il concetto della vera esistenza. Ecco, concludo. Grazie. Grazie molte, ringraziamo per questa dissertazione molto 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 particolare, perché sicuramente necessiterebbe di altro tempo, ma arriviamo appunto alle conclusioni. Allora, le conclusioni le devo tirare io, quindi questo è il mio ruolo, ma dopo? A lui. Allora, io non ho slide, so che mi devo sedere per rendermi visibile o posso anche stare in piedi? Perfetto, grazie. Allora, intanto vi faccio una domanda e vi chiedo, secondo voi, se in una foresta cade un albero e non c'è nessuno ad assistere a questo fenomeno, quell'albero fa morire? Ma se non c'è l'osservatore che osserva questo fenomeno, ecco, questa è la cosa interessante, questa è una domanda provocatoria, giusto perché oggi abbiamo fatto una carrellata di interventi, uno più interessante dell'altro, per sapere che, per esempio, l'osservatore con la sua osservazione modifica il fenomeno osservato. Abbiamo scoperto che siamo tutti interrelati, che siamo tutti interconnessi, che addirittura c'è un fenomeno quantistico che si chiama entanglement, che significa intreccio, per cui se due particelle hanno avuto una relazione tra di loro e vengono separate, allontanate nello spazio-tempo, comunque se si cambia lo spin, cioè il suo senso di rotazione a una, anche se questa appunto è spostata nello spazio-tempo a distanza di migliaia di chilometri, anche questa contemporaneamente, nello stesso tempo, cambierà il suo spin nella versione opposta. E quindi, giusto per capire, quali possono essere le applicazioni pratiche di questa fisica quantistica che ha suscitato così tanto interesse da parte vostra? Allora, io vi voglio dare due o tre informazioni, anche rispetto a quello che faccio e a che cosa ho scoperto rispetto appunto a quelle che sono le applicazioni pratiche. Intanto voi dovete sapere una cosa, io continuo a svolgere la professione di avvocato, ma la svolgo in maniera completamente differente. Tanti anni fa scelsi questa bellissima professione e decisi di fare l'avvocato penalista. E l'avvocato penalista ha a che fare non con la verità storica dei fatti, ma con una verità processuale, quindi non mi addentro in questo interessantissimo argomento delle due verità della nostra monaca Lobsang, ma vi faccio capire che quello che per l'uomo comune è l'accertamento della verità storica, a un avvocato penalista non interessa proprio, perché invece noi lavoriamo su una verità processuale, per esempio. E su questa verità processuale io sono tenuta a strutturare una difesa all'interno di un processo dove deve essere garantito un giusto processo. Quindi non ha più interesse che cosa è successo veramente, tutto dipende da come io leggerò quelle carte, da come io interpreterò quelle carte. Perché vi sto dicendo questo? Perché mio padre era un uomo estremamente rigoroso nell'onestà. Era talmente onesto che quando scopriva qualcosa che non andava, mi ricorderò sempre un suo ingresso al supermercato di fronte a casa, con questo dito puntato contro il direttore del supermercato, accusato di disonestà, perché mio padre era capace di ricordarsi il prezzo della merce precedente allo sconto che veniva fatto successivamente. E si ricordava che prima quella merce con quel prezzo era venduta con quel peso e successivamente lo sconto applicato era applicato su un peso minore e quindi per lui questo era un atto di disonestà. Quindi io sono cresciuta con questa informazione, a proposito di informazioni. Quindi l'informazione che mi aveva dato mio padre era essere onesti, essere integri, rimanere nella verità. Nella verità, dire la verità era importante. Però voi capite che come avvocato penalista io entro in un mondo dove mi insegnano qualcos'altro.
e me lo insegnano nella giustezza e correttezza del sistema all'interno del quale io lavoro, perché quel sistema, come vi ho detto, si basa su regole processuali, per cui, come vi ho detto, non è importante accertare la verità storica, ma vuol dire lavorare sulla verità processuale, cosa che le persone comuni non comprendono, non capiscono, tant'è che la loro domanda è: come fai a difendere un colpevole? E io devo rispondere: il problema non è colpevole o innocente, io devo garantire un giusto processo. Ma un giorno avviene qualcosa, e avviene proprio mentre io sto lavorando e sto facendo questo lavoro che amo e che ho amato tantissimo. Il pubblico ministero dell'aula a un certo punto mi guarda e mi dice: ma l'avvocato cosa sta facendo? Dice la verità. E io lì avevo capito che ero finita come avvocato, perché io non posso come avvocato dire la verità. Anzi, noi siamo educati a un paradigma dove io devo destituire in fatto fondamento il diritto qualunque cosa dica controparte. Quindi io sono immersa in un paradigma della contrapposizione, della separazione, a proposito di quello che ci è stato detto oggi. Ci è stato detto: noi, la fisica quantistica ci dice che siamo tutti interrelati, siamo tutti interconnessi. Ma cosa significa? Secondo voi, voi vi sentite interconnessi? Vi sentite interrelati? Quando avete un conflitto e quindi avete a che fare con un vostro contingente o con la vostra controparte, voi vi sentite uniti alla vostra controparte? No, proprio per niente. Direi anzi che ci sentiamo estremamente divisi e separati, e siamo all'interno di convinzioni specifiche e precise che hanno tutti i litiganti, ovvero io ho ragione e di conseguenza tu puoi avere solo torto. Questo è un mondo cosiddetto binario dualistico, che è fondativo del conflitto, che prevede un mondo di out-out: o hai ragione o hai torto, o è giusto o è sbagliato. Questo è un paradigma. Ci è stato insegnato così? Le informazioni che noi abbiamo ricevuto sono conformi a questo mondo? Nel conflitto tutti voi potreste dire: sì, sono conformi a questo mondo. Tant'è che voi, quando siete in un conflitto, pensate esattamente in questi termini. E allora, vedete, quella scoperta per cui a un certo punto nella mia vita io non riuscivo più, ecco che parola sto usando, a essere in risonanza con l'informazione che mi era stata data, che era corretta perché io dovevo svolgere il mio lavoro, e il mio lavoro quello era, ma non mi risuonava più, era in distorsione con me, io non potevo, capite che cosa pazzesca, non potere più mentire, quando il mio lavoro consiste nel dover non dire la verità, cioè non posso dire la verità. Quindi noi abbiamo costruito un sistema che chiamiamo di diritto, che si basa sul fatto che io sono tenuta a non dire la verità, ma quel messaggio, quell'informazione coerente, corretta all'interno di un sistema di diritto, a me non risuonava più. E allora lì cosa si fa? Lì è un problema, perché tu dici: come avvocato ho finito di lavorare. Ma per fortuna avevo scoperto un altro mondo che non pensavo neanche che esistesse. Avevo scoperto un mondo che si basa su altri paradigmi che poi, man mano che c'entravo, scoprivo e comprendevo i significati. E soprattutto la cosa che avevo scoperto era che, intanto, per esempio, la monaca ci ha parlato di due verità, giusto? Io invece potrei dirvi che con le scoperte che ho scoperto che ce ne sono tre di verità. Volete sapere quali sono? Sì. Allora, tenete conto che io continuo a fare l'avvocato, però lo faccio in maniera completamente anomala, cioè sono entrata nel nuovo paradigma e penso in maniera differente. E questo è importante che voi lo comprendiate, perché la quantistica che ci sta chiamando, ci sta chiedendo di pensare in maniera differente. Ci sta chiedendo di pensare non più per separazione, ma per interconnessione. Però capite che se io vi porto su questo argomento molto concreto del conflitto, voi fate fatica a pensare in termini di interconnessione, corretto? Allora, provate a pensare, quando io oggi il mio lavoro consiste nell'ascoltare, io ascolto centinaia di migliaia di storie di persone che mi portano i loro conflitti. Peraltro ne ho una ultimamente che la lascio come ciliegina sulla torta per il medico in aula, penso che, non so se c'è ancora, che parlava dei gemelli.
non so se c'è ancora, ho sparito. La prendete voi che siete rimasti fino all'ultimo, gli irriducibili della quantistica, fino all'ultimo a quest'ora del pomeriggio, devo dire bravi, perché comunque insomma, è una giornata intensa. Allora, cosa succede? Che quando due persone in conflitto arrivano, raccontano ciascuno una storia. Questo è importante da capire, no? Io racconto la mia di storia, la mia verità, e tu racconti la tua di storia. Io che ho imparato a mettere le mani lì dentro, e quindi ho scoperto, nel vecchio paradigma, la trappola della contrapposizione, la trappola che si fonda sulla separazione, la trappola che si fonda su un'altra parola che fa parte del nostro paradigma, all'interno del quale tutti siamo immersi, che è la trappola della competizione, che mi dice che io per avere devo prendere, e per prendere devo togliere, e per togliere devo sottrarre a qualcun altro qualcosa. E questo che cosa significa in termini di fisica quantistica? Significa che io sto usando la mia energia per portare via la tua energia, mi sto cibando della tua energia, sto facendo un'operazione di sottrazione. Vi trovate? Questo? E questo fa parte del nostro paradigma, fa parte del nostro modo di pensiero. Ci hanno detto: attenzione, questo è un mondo. Se poi andiamo a prendere la descrizione anche che ci viene data dal darwinismo, ci viene detto: sopravvive il più forte, sopravvive il più competitivo. Eppure, nella natura, la natura, si è parlato di natura, giusto? La natura funziona al 98% per non competizione, ma per cooperazione, e al 2% per competizione. Vedremo fra poco questo concetto, lo esploderò un po' meglio e vi spiegherò perché. Ma torno alle tre verità, giusto? Eravamo partiti da lì. Quindi io ascolto storie diverse, totalmente diverse. E allora che cosa devo fare? Che cosa ho imparato a fare? Ho imparato a separare tre verità. La prima l'ho chiamata la verità evidente. Cioè, cos'è una verità evidente? Sono fatti, eventi, accadimenti incontrovertibili, sui quali nessuno può dire che non è vero. Allora, mi arrivano due persone che stanno litigando perché si sono separate, qual è il fatto? Che prima da matrimoniate vivevano insieme, adesso da separate non vivono più insieme. È un fatto? Possiamo dire che è un fatto? Ma attenzione, perché questo fatto, che è la prima verità, dobbiamo andare a vedere che cosa succede quando io finisco nella seconda verità. Perché la seconda verità è una verità costruita, cioè un'attribuzione di significato che ciascuno dei litiganti fa al fatto. E questo è interessante, perché voi siete tutti qui per capire come noi creiamo la realtà. Cominciamo a mettere il primo tassello di come creiamo la realtà. Creiamo la realtà facendo attribuzioni di significato ai fatti. Spiego. Abbiamo la nostra coppia che si è separata, fatto. Quando io ascolterò le storie di ciascuno di loro, ascolterò due storie completamente differenti. Perché una dirà, non c'entra il sesso, maschio, femmina, uomo, donna, poi oggi abbiamo anche tutta una questione di genere, non ci entro, ok? No. Una dirà, tu mi hai abbandonata e mi hai lasciato a casa con tre bambini piccoli. Prima attribuzione di significato. L'altro dirà, non è vero, ecco qua. Come subentra l'attribuzione di significato allo stesso fatto, l'altro dirà, non è vero, tu mi hai cacciato di casa, mi hai buttato fuori di casa e mi hai cambiato anche la serratura. E adesso il problema, signori, è chi ha ragione e chi ha torto? Come si media? Come metto le mani dentro questo conflitto? Dove ho due persone con una storia, con dei fatti da far emergere, ma delle attribuzioni di significato ai fatti. Quindi mi serve qualcos'altro, mi serve una terza verità, che è una verità molto interessante, cosiddetta dialogica, perché è la verità relativa ai percepiti e ai vissuti. Ovvero, io non posso negare che uno dei due si è sentito abbandonato, tanto quanto io non posso negare che l'altro si sia sentito cacciato di casa. Non posso negare le tue emozioni, non posso negare i tuoi vissuti. E anche questo è importante, perché oggi si è parlato di emozioni, oggi si è parlato di pensieri, oggi si è parlato di qualcosa che ci rende, se capiamo come funziona, dei co-creatori. Ci è stato detto all'inizio, Chiara ci diceva, compartecipazione.
siamo compartecipi della creazione del mondo. Cosa significa che siamo compartecipi? Non è un concetto facile da comprendere. Sono co-creatore. Io co-creo la mia realtà. Ma come? Immaginatevi in un conflitto, ok? Noi co-creiamo la nostra realtà attraverso i nostri atteggiamenti e comportamenti. Però non riusciamo a vedere questo atto di co-creazione. Perché? Perché vivendo nella separazione, nell'idea che ci è stata data della separazione, noi ci vediamo soltanto, guardate come, ci vediamo soltanto come coloro che reagiscono a qualcuno che è causa. Io reagisco a te che mi hai trattato male o che mi hai abbandonato o che mi hai cacciato di casa. Quindi io sono solo l'effetto, io sono soltanto colui che reagisce. Non sono la causa sei tu. E quindi questa divisione deterministica, si parlava di visione deterministica, giusto? Che cos'è una visione deterministica? È una visione lineare di causa-effetto. C'è una causa e c'è un effetto, solo che noi la viviamo e la vediamo in maniera lineare, perché abbiamo anche una concezione del tempo lineare. Ma la quantistica ci dice, no, guardate che il tempo non è lineare, al massimo è circolare. E già dovremmo capire la differenza, ma soprattutto la quantistica ci dice guarda che non c'è nessun passato e nessun futuro, il passato è solo una memoria, il futuro è solo un'anticipazione, esiste solo un eterno perfettissimo presente. Ma chi è che di noi vive in questo eterno perfettissimo presente? Quando io ascolto i miei conflicenti, loro vivono solo nel passato. Hai fatto? Hai detto? Non hai fatto? Non hai detto? E sono tutte accuse che vengono mosse all'alto. Perché? Questa è la cosa interessante, perché se noi vogliamo cambiare paradigma, dobbiamo cominciare a pensare in maniera diversa e dobbiamo anche chiederci, ma che descrizione del mondo ci hanno dato? Ma perché ci hanno insegnato a pensare di essere dei separati? Non quelli che si sono separati, di essere separati dal mondo, separati da tutto. Infatti non è un caso, no, che i nostri predecessori antichi romani, creatori del diritto, abbiano creato un sistema che si basa sul divide et impera. E chissà come mai. E ancora oggi noi siamo continuamente immersi in un paradigma che ci divide costantemente gli uni dagli altri. E allora vi chiedo, voi siete tutti qui perché siete interessati di quantistica. E qui abbiamo avuto relazioni differenti, diverse, una più interessante dell'altra. Un mondo unito, un mondo di uno. C'è un uno, ma che cos'è questo uno? Un uno, ci è stato mostrato il simbolo del Tao, tutti conoscete il simbolo del Tao, l'avete visto il simbolo del Tao? Sapete che cos'è quel simbolo? Sono i due archetipi, no? Lo Yin è il principio femminile, lo Yang è il principio maschile. Eppure noi, nella nostra visione delle cose, non abbiamo una visione polare, come nel simbolo del Tao, ma abbiamo una visione più, permettetemi, è semplicemente un modo per farvi ragionare. Abbiamo una visione più aristotelica nel senso di tertium non datur. Cioè, il principio di identità aristotelico ci dice che una cosa non può essere vera e falsa. O è vera o è falsa. O è giusto o è sbagliato. O hai ragione o è torto. Quindi siamo in un mondo di out-out e Aristotele ci dice, ma è importante questo principio perché è un principio di identità fondativo poi della logica, ci dice tertium non datur, non esiste altra possibilità se non l'out-out, la separazione, la contrapposizione. E noi avvocati prestiamo la nostra intelligenza continuamente all'interno di questo gioco. Ma, bisogna dire che questo gioco non funziona, perché questo gioco produce continuamente malessere, produce continuamente cacofonia, produce continuamente disordine, perché quel disordine non è esterno, anche questa è una cosa interessante, quel disordine è tutto interno. Quindi il conflitto spessissimo ha una sua natura proiettiva. Io proietto su di te cose che io non riesco a vedere di me e le vengo a vedere su di te. Perché? Ma andiamo a vedere come mai. L'osservatore con la sua osservazione modifica il fenomeno osservato. Ma voi, fateci caso, quando voi osservate, provate anche solo a pensare quando sognate. Quando sognate, vi faccio riflettere, voi vedete voi stessi? Vedete colui che osserva? Vedete l'osservatore? No, voi come una telecamera filmate l'esterno, ed è la stessa cosa. Noi vediamo l'esterno,
non ci rendiamo conto che noi siamo i co-creatori di quell'esterno, vediamo il mondo in soggettiva, ma non ci rendiamo conto che non c'è nessuna separazione tra l'osservatore e il fenomeno osservato, e addirittura io come osservatore modifico il mio fenomeno osservato, ma non ho nessuna consapevolezza di tutto questo perché nessuno ce lo insegna. E allora chiedetevi: perché nessuno ce lo insegna? Perché nessuno ci dà informazioni differenti che non siano quelle della separazione o di un mondo dualistico, di un codice binario basato sull'out-out? Perché non ci danno l'informazione che in realtà le cose non stanno così? Che la separazione è solo un'illusione? Che in realtà la fisica quantistica ce lo dimostra e ce lo continua a dire. Siamo interconnessi, siamo interrelati. E cosa significa? Volete un semplice esempio di fenomeno di entanglement senza andare a scomodare la scienza, le particelle e le correlazioni? Allora, i gemelli, per esempio, si parlava dei gemelli, ma ancora prima, una madre che è collegata con suo figlio a distanza di fuori dallo spazio-tempo, senza avere nessuna cognizione di che cosa sta succedendo dall'altra parte del mondo, sente che c'è qualcosa che non va e chiama suo figlio e scopre che suo figlio in quel momento sta male. Questo non è un fenomeno di interrelazione? Non è un fenomeno di intercolleganza? Giusto? Eppure noi diciamo: che roba strana, mi è successa una cosa strana. Lo chiamiamo mondo delle coincidenze, lo chiamiamo mondo delle coincidenze, o lo chiamiamo addirittura mondo del paranormale, semplicemente perché nessuno ci ha insegnato a sapere chi siamo. Allora, oggi ci è stato detto: guardate che come in alto, così in basso. Le leggi che si applicano per il microcosmo sono le stesse che si applicano per il macrocosmo. E allora torno a quell'esempio che vi ho fatto prima quando vi ho detto: il paradigma all'interno del quale siamo immersi mi ha descritto un mondo competitivo, un mondo dove io devo, per avere devo prendere, per prendere devo togliere, per togliere devo sottrarre, quindi mi devo scontrare. È un mondo dove... anche questo è una cosa interessante, come oggi vengono usate le parole: per favorire la pace ci vuole la guerra. E noi ci passiamo dentro anche e diciamo: sì, effettivamente. Ma voi capite nella follia di questa parola: per favorire la pace ci vuole la guerra? In realtà quella guerra, non c'è nessuna guerra esterna, è tutta interna e si fonda su quel paradigma che mi dice che io per avere devo prendere e quindi devo usare le mie energie contro di te. E allora io che cosa vi ho detto? Vi ho detto: signori, questo forse è l'essere umano che è venuto qua nella sua dualità per fare esperienza, si diceva, siamo qua per fare esperienza, giusto? Ma per fare esperienza ai fini di che cosa? Di evolverci, forse, tornare, ok, a quella fonte, evolverci e spostarci verso quel mondo che Gianfranco, con quelle immagini bellissime, ci ha fatto vedere, quelle piramidi, quelle cupole che ti spostano verso l'alto, verso il cielo, verso lo spirito. E infatti, secondo me, se tutti voi oggi siete qui è perché voi sentite che c'è qualcosa che vi hanno raccontato che non vi risuona più. Per quello che siete interessati a sta quantistica, magari ci capiamo qualcosa di più, ci capiamo qualcosa di meno, non ha importanza. Eppure tutti voi qui siete interconnessi e collegati perché sentite qualcosa. C'è un fil rouge, vi dicevo stamattina, che ci unisce, giusto? Allora, la natura, vi dicevo, non funziona per competizione, funziona al 98% per cooperazione. Si parlava di batteri, siamo pieni di batteri e i batteri collaborano, anche i virus collaborano, le piante collaborano, tutto collabora. Perché? Ma perché? Non perché l'ha detto Dio o perché è una cosa buona collaborare, ma semplicemente perché conviene, è utile, è funzionale. Per cui quel 2% di competizione, perché voi direte: sì, ho capito, però il leone si attacca con l'altro leone per il controllo e il dominio del territorio, è vero, ma quando i leoni arrivano a combattere per il dominio e il controllo del territorio è perché quella era veramente l'estrema ratio, direbbe un avvocato, cioè la cooperazione non ha più funzionato. E lì come funziona tra di loro? Si ritrovano, si mettono in un angolo, si prendono a schiaffoni, quello che è più debole riconosce il più forte e finisce lì. Ma perché finisce lì?
perché sono intelligenti, perché sanno che la lotta e il dispendio energetico che io metto nella lotta, se continuo quella lotta per il controllo del territorio, tolgo l'energia per che cosa? Per la difesa del branco. E quelli lì sono lì per difendere il branco. Per cui se la vedono veloce nella lotta, che è il 2%, non il 98%, a noi ci hanno ribaltato il paradigma, ci hanno detto ma la cooperazione è roba che insomma, sì, è una bella parola, però alla fine il paradigma non è per avere devi dare, ma è per avere devi prendere. Il paradigma non è siamo tutti uniti e interrelati, il paradigma è siamo tutti separati e divisi. E più ci separano e più ci dividono e più continuiamo a stare dentro questo mondo che a quanto pare non ci piace molto. E allora in fisica c'è un concetto che è essere in fase. Sapete cosa significa essere in fase in fisica? Vuol dire che io ho ricevuto l'informazione, mio padre mi ha dato un'informazione. E quando io sono in fase, vuol dire che quell'informazione io non la corrompo, qualunque cosa succeda. Quindi non è perché sono oggi in difficoltà economica, c'è la crisi e allora rubo. Non è perché non ho, io ho mia madre e mio padre mi hanno insegnato a cercare di comprendere l'altro, dialogare con l'altro, però insomma se mi fa girare le scatole e ti aggredisco. Okay, no? Quindi quando faccio questo, io non sono più in fase. Ed essere in fase, cosa significa? Significa essere in coerenza. E che cos'è questa coerenza? Se non la capacità di essere consapevole di quali sono i miei pensieri, quali sono le mie emozioni e ancora prima, ne abbiamo parlato, è uscita fuori questa parola, quali sono le mie intenzioni. Perché se io devo unire, devo creare una sacra triade tra io sono ciò che penso, sono ciò che sento. Ci è stato detto, ah, sapete come fare? Dovete richiedere, chiedere all'universo qualcosa e l'universo vi risponde. Eh sì, certo, è vero, è una sacrosanta legge cosiddetta di attrazione, ma per entrare in quella legge io devo essere in fase. Quindi vuol dire che io devo essere coerente con i miei pensieri, con le mie emozioni e con le mie intenzioni. E noi spessissimo non siamo in fase, siamo incoerenti e andiamo a mettere le dita in tutti gli altri incoerenti come noi. E quindi ci continuiamo a scontrare dissipando l'energia, sottraiamo l'energia, quando signori è esattamente il contrario. Vogliamo cambiare paradigma? Siete tutti pronti a cambiare paradigma? Okay. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cominciare a pensare, come diceva quella slide di Tesla, in termini di energia, frequenza, informazioni. Quali sono le informazioni che avete ricevuto che vi mandano nella coerenza, vi fanno stare in fase? Allora vi muovete elettromagneticamente su quella frequenza. Per cui Gandhi diceva, se tu vuoi pace, sii pacifico. Se tu vuoi giustizia, sii giusto. Ma essere giusti, quindi entrare nella coerenza con se stessi, e non è qualcosa di così facile perché partiamo dall'idea della separazione. Quindi questo è l'invito della quantistica. La quantistica non ci dice nient'altro che questo. Il mondo della fisica classica possiamo dire che era il mondo dell'io, quell'io all'interno del quale noi ci identifichiamo, io. Una volta in un convegno ho avuto un collega che era il presidente di un ordine degli avvocati, che ha preso il microfono e ha detto «Perché io sono nato prima avvocato e poi sono diventato uomo!» Tu pensa come era identificato, cioè, ed era parecchio identificato nell'io, ok? Cioè, stava talmente identificato nell'io e nel ruolo che era addirittura nato, tant'è che io ho fatto la battuta del «Ma quando sono uscito dall'utero di tua madre, la toga?» Perché può essere, tutto può essere, nella fisica quantistica ci sono un insieme di possibilità e di probabilità, magari lui è uscito con la toga, ma questo per dire che è talmente tanto identificato nell'io, e l'io non è nient'altro che il nostro momento storico, è un io caduco, è un io frammentato, è un io pieno di paura, e l'ultima paura dell'io
è questa la nostra più grossa paura della nostra identificazione, di essere identificati in questa roba qua, che si chiama involucro. Ma la quantistica ti porta in un altro livello, ti porta al livello del sé. Le abbiamo parlato, è uscita fuori questa parola. C'è un sé superiore. Si è parlato addirittura di causa inversa, di causa nel futuro. E allora questa è la sfida a cui siamo chiamati. Siamo chiamati a renderci conto che tutte le società fondate sull'io, compresa questa, sono destinate a finire, morire, caput. Perché? Perché non hanno ancora scoperto chi è che c'è veramente dietro. E questo io deve mettersi al servizio del sé. E qui oggi tutti, chi ha organizzato questo convegno, si è messo al servizio del sé, a partire da Gabriella che ha avuto l'idea, a partire da Enrico che ha dato anche il buffet, ha messo a disposizione i conti da Bergamo, ha messo a disposizione il castello. Tutti qui si sono messi a servizio. E voi stessi siete venuti qui e avete preso qualcosa, giusto? Adesso il vostro compito è: quello che ho preso lo ridò, perché io posso essere solo ciò che dono. Io ho ciò che ho donato. Questo è il messaggio che ci viene dato. E questa è la richiesta che ci viene fatta, altrimenti periremo come tutte le società fondate sull'io. Quindi questo è il messaggio della quantistica: uscire dal mondo dell'io, perché il mondo dell'io è il mondo della divisione e della separazione. L'altro è un altro da me, non è me. Se vogliamo andare nel livello superiore della gestione di un conflitto, quando io aiuto le persone a trasformare il conflitto, quindi trasformando i loro atteggiamenti e comportamenti, devo fare qualcosa di particolare, devo accettare e normalizzare l'esistenza della seconda verità. Perché non posso entrare lì, perché io ormai medio e negozio, non sono più l'avvocato avversariale, capite? E poi devo andare a capire quali convinzioni e credenze quei litiganti hanno e chiedere il permesso a loro di verificare se quelle convinzioni e quelle credenze li stanno aiutando. Stai bene dentro questo conflitto? Ti piace? Perché quando mi rispondono sì, parte il grande acronimo di mio padre, che insegno a tutti i miei corsi, che era TPM, tempo perso malamente. Quindi non mettere le mani in uno che ti risponde: mi piace stare dentro al conflitto. Io posso aiutarti solo se tu vuoi vedere quel condizionamento, vuoi vedere quella convinzione, e allora ti posso aiutare a cambiarla, a trovare l'armonia, l'unità dentro di te. Perché quando tu hai trovato l'unità dentro di te, allora l'altro non è più altro da te. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ma questo convegno si deve concludere con la poesia o la prosa, quel che sia. Grazie alla voce di Vincenzo. Grazie. È difficile concludere, no? Dopo questo invito, però talvolta è un dettaglio. Impariamo qualche fatto nuovo, aggiorniamo la nostra immagine più profonda del mondo, scopriamo nuove mappe per pensare la realtà che ci mostra il mondo un po' com'è. Questa è la teoria dei quanti. Certo, c'è qualcosa di sconcertante nella visione del mondo che emerge da questa teoria. Dobbiamo abbandonare qualcosa che ci sembrava molto, molto naturale, l'idea di un mondo fatto di cose. Dobbiamo riconoscerla come un vecchio pregiudizio, un vecchio carretto che non ci serve più. Qualcosa della concretezza del mondo sembra dissolversi nell'aria, come nei colori iridescenti e violacei di un viaggio psichedelico. Ci lascia storditi, come nelle parole di Prospero. Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e la nostra breve vita è circondata da un sogno. Mi sento così,
alla fine di questa lunga meditazione sulla meccanica quantistica. La solidità del mondo fisico sembra essersi disciolta nell'aria, la realtà si è sfrangiata in un gioco di specchi. Ma qui è la paziente, razionale, empirica, rigorosa ricerca della fisica fondamentale che ci ha portato a questo dissolversi di sostanzialità. È la migliore teoria scientifica trovata finora dall'umanità, la base della tecnologia moderna, la cui affidabilità è indubbia. Credo sia tempo di guardare in faccia questa teoria, discuterne la natura fuori dalle cerchie ristrette dei fisici teorici e dei filosofi, calarne il miele distillato, dolcissimo e un po' intossicante, nelle maglie dell'intera cultura contemporanea. Carlo Rovelli. Per favore, veramente, a Gabriella, ideatrice e organizzatrice.